Decimo turno del campionato di promozione al Ciance di Cerignola. Si sfidano Sporting Donia in completo rosso-blu in divisa giallo-verde nella formazione del Norba Conversano. Direzione di gara affidata al signor Paolo Cipriani della sezione di Molfetta, così come assistente Coviello della sezione di Barletta, invece il signor Lemma con l'esordio per Giuseppe Menga sulla panchina dello Sporting. Menga però squalificato in tribuna e con la formazione rosso-blu a caccia di una vittoria che manca da 2 settimane. Il calcio d'avvio è per la novità di questa giornata: Martino Curci schierato al posto di Leo Ragno, squalificato. La prima occasione di giornata capita sui piedi di Fabio D'Introno, sarà l'unica però per l'attaccante coratino, costretto ad uscire dopo 10 minuti per un problema all'adduttore, sostituito da Gianfranco Caggianelli. Qui proprio la sostituzione al 14° del primo tempo. Dopo un minuto l'occasione direttamente da fallo laterale con la testa di Jacopo Santolupo, che beffa la retroguardia ospite e porta in vantaggio lo Sporting. Sporting avanti 1-0 con il numero 10, il giovanissimo Santolupo, autore di 5 reti in questo avvio di stagione. Torna così alla rete Santolupo, qui inquadrato nel replay con la deviazione di testa che porta in vantaggio lo Sporting. E ancora Santolupo, protagonista con lo scambio a servire Colucci, che si fa trovare pronto in aria, mette questo pallone in mezzo, ancora per Santolupo, interviene D'Angelo e salva per il Norba Conversano. Poi la punizione di Jacobone per le mani di D'Angelo, poi svirgola qui Ciano alla conclusione la formazione ospite, facile però per Musacco, anche lui al rientro quest'oggi. Ancora con Santolupo protagonista, viene fermato, poi Caggianelli che entra in aria, si libera la conclusione, facile però per D'Angelo che allontana il pericolo. Ancora Sporting che subisce qui l'incursione di Daddato, il pallone che finisce sul fondo, pericoloso il numero 11, pericolosi ancora gli ospiti, con sempre Daddato alla conclusione, il pallone questa porta e dall'altra parte della porta. Finisce il primo tempo con il vantaggio dello Sporting 1-0, inizia la ripresa con la formazione ospite alla ricerca del gol del pari, il cross in mezzo, svirgola qui la difesa dello Sporting che rischia, però si salva ancora la formazione del Norba Conversano, pallone alto sulla traversa con la conclusione di Aka. Qui il fallo diventa cattiva la partita con il direttore di gara che ammonisce il numero 4 Foggetti. Poi ancora Sporting a rendersi pericoloso qui con Santolupo atterrato, chiedono il calcio di rigore dalla panchina dello Sporting. Non è così per il direttore di gara, fuori Jacobone, dentro Montemorra, sarà subito protagonista il numero 15 che riceve palla in aria, si rende pericoloso, qui salva ancora D'Angelo, calcio d'angolo con la battuta di testa, sempre Montemorra, si supera D'Angelo sul successivo angolo, poi ancora la testa di Silla, libera la retroguardia della formazione barese, poi la girata da parte di Martinelli che colpisce l'incrocio dei pali, pericoloso lo Sporting. Conclusione dalla distanza, questa volta da parte di Visconti, para Musacco, poi è Daddato che mette questo pallone in mezzo a cercare Aka, la conclusione di Lavopa, pallone alto sulla traversa e si lancio per la corrente Daddato che prova la conclusione a giro così come nella prima frazione di gioco, pallone ancora sul fondo. Qui viene atterrato invece Santolupo, ancora rigore chiesto dallo Sporting, non viene concesso, e qui il fallo da parte di Daddato che poi ha una azione abbastanza cattiva nei confronti di Martinelli che era a terra, viene ammonito dal direttore di gara. Partita davvero difficile per la conduzione di gara del signor Cipriani. Poi fuori l'autore della rete del vantaggio, Santolupo per Pilone. Finisce la gara con la vittoria dello Sporting Donia, che conquista 3 punti importanti che la piazzano al secondo posto in classifica a pari merito con il Martina. Noi a fine partita abbiamo ascoltato il tecnico Giuseppe Menga e il vicepresidente Davis Grieco. Giuseppe Menga, esordio vincente, avevi chiesto alla squadra grande sacrificio è stato, vittoria sofferta contro una squadra che ha dato non pochi problemi, soprattutto nel secondo tempo. Sì, sapevamo di affrontare una grande squadra, sapevamo che il Conversano è stato costruito per fare altro in campionato, la classifica loro probabilmente anche bugiarda tra infortuni e qualcos'altro, e oggi ci voleva tanto da parte nostra, anche per sopperire a quelle che erano le assenze, perché comunque giocare senza Ragno e Dell'Olio non è facile per nessuna squadra, per noi in particolare, perché ci danno tanta qualità e bisognava sopperire con la voglia, col carattere. Penso che i ragazzi hanno risposto alla grandissima. Difficoltà che sono arrivate anche con l'assenza di D'Introno dopo 10 minuti, quali sono le sue condizioni? Senti, Fabio ha calciato, penso ci siamo fermati in tempo, quindi penso sia una forte contrattura, perché quando ha schiacciato la palla si è sentito andare in protezione il muscolo dell'adduttore, quindi credo non ci dovrebbero essere grossi problemi. Hai ereditato una squadra che hai seguito dall'inizio della stagione e nella seconda parte del secondo anno. Che squadra è? Quali sono gli obiettivi? Io credo che onestamente non ci possiamo nascondere, perché la qualità c'è, la società ha investito, quindi sicuramente
bisogna stare lì su più tempo possibile e bisogna stare aggrappati a tutte quelle di vertice. Poi se sarà lottare per il primo posto o i playoff lo vedremo più in là, magari quando si delineeranno i valori. Ecco, un terzo di stagione è andato via, adesso si può fare già un bilancio. Lo Sporting ha perso qualche punto di troppo o ne ha fatti troppi il San Marco? Bah, sicuramente il San Marco sta avendo un cammino straordinario, e sono dei numeri che nessuno magari si poteva aspettare. E noi abbiamo qualcosa da recriminare, penso al punticino perso con la Pricena all'ultimo secondo, penso ai due punti persi con il San Paolo qui in casa. Due o tre punti in più li potevamo avere, il San Marco ha la posizione che merita, perché se vinci sempre meriti di stare lì, però noi dobbiamo fare in modo di recuperare terreno anche su di loro. Soprattutto in questo mese che arriva, con gli scontri diretti, ce ne sono tanti, a partire dalla trasferta di Biceglie già domenica prossima. Assolutamente, io considero già questo uno scontro diretto di vertice, quindi già il primo è andato ed è andato molto bene. Adesso andiamo a Biceglie, sappiamo che sarà la solita battaglia come ogni volta che si va fuori. È un mese particolare, lo sapevamo dall'inizio, è un peccato averlo iniziato in quella maniera con il derby, però ci rifaremo e riprenderemo il nostro cammino. Vorrei dedicare questa vittoria al mister Ricucci, che come sappiamo ha dovuto lasciare per problemi personali, e ci tenevo insomma a dedicargli questi tre punti che penso siano anche suoi assolutamente. E poi un pensiero personale volevo dedicarlo a mia sorella invece, perché stiamo attraversando una settimana particolare, anche lì lotta come facciamo noi. Presidente Davis Greco, vittoria doveva essere, vittoria è stata, per dimenticare i due stop e tutto quello che è successo in settimana, società che ha svoltato affidando la squadra a Giuseppe Menga. Abbiamo ripreso quello che abbiamo fatto in precedenza, con questi due stop la squadra oggi comunque ha fatto una grande partita contro un Conversano veramente gagliardo, impressionante. Mi ha fatto una bellissima impressione questa squadra, vincere questa partita è stata molto importante secondo me. Vorrei dedicarla al mister che ci ha preceduto, a Celestino Ricucci, che gli faccio un in bocca al lupo per tutto quello che ha fatto, e questo merito secondo me è anche suo, perché in una settimana è difficile lavorare, e quindi mi sento di dedicare questa vittoria a lui per i problemi che ci sono stati extracalcistici nella settimana scorsa. Ecco, forse nel secondo tempo è venuta fuori l'aggressività del Norba Conversano, che forse ha condizionato anche un po' l'arbitro. Ci sono state delle scelte oggi un po' che hanno fatto pensare, non voglio dire così, da recriminare qualcosina sì, forse un paio di rigori, però è proprio l'atteggiamento tipico delle squadre del Barese, che sono aggressivi, va dato merito per quello che hanno fatto, sono stati bravi a contrastarci, ed oggi veramente fare questa vittoria per me è stato un buon passo. Momento delicato adesso per lo Sporting, che affronterà partite dedicate e decisive a questo punto. Ci sono i 9 punti da recuperare a San Marco e c'è da vivere questo mese che porterà poi alla conclusione del girone d'andata di tutto di un fiato. Sì, San Marco oggi di nuovo vittorioso, grandissimo. Noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo vincere tutte le partite, perché abbiamo un potenziale che secondo me può esprimersi ancora di più, e dobbiamo pensare a vincere le partite domenica dopo domenica, e poi come ho sempre detto tiriamo le somme e aspettiamo qualche battuta dal resto da qualche altro campo, insomma.